Siamo giunti alla sesta corsa dall'arcoveggio, due le defezioni, quelle di Bonneville Gifonte e Boro La Torre, vale a dire quelli che sarebbero stati i due cavalli favoriti della corsa. Restano in 5 Attalo, Alissa Trio, Cruso dei Greppi, Adorni Griffi, in seconda linea Brivio d'Elite che è il netto favorito. Antonio Di Nardo in sediono, macchina che accelera. In partenza Cruso dei Greppi supera Alissa Trio e converge allo steccato davanti alla stessa, mentre in terza posizione c'è Attalo. Più indietro Brivio d'Elite, poi Adorni Griff. Brivio d'Elite non ci pensa due volte, esce subito all'esterno e va a presentarsi a Cruso dei Greppi, che però sembra accelerare sulla presenza dell'avversario. Così Cruso dei Greppi che completa un primo quarto di gara in 31. Brivio d'Elite all'esterno, alla corda rimane Alissa Trio. Più indietro invece Attalo che precede Adorni Griff. Corsa quindi mossa in questi primi 600 metri di gara che se ne vanno in 45 netto. 14-9 questa frazione in curva, insiste Brivio d'Elite su Cruso dei Greppi che rimane in vantaggio al completamento degli 800 in 59,5. Cruso dei Greppi e Brivio d'Elite alle prese, a contatto prova a rimanere Alissa Trio, più indietro Attalo. Se ne va intanto il chilometro iniziale coperto in 1,14,1. Cede leggermente Alissa Trio, può riposarsi un attimo Brivio d'Elite in seconda posizione in scia a Cruso dei Greppi. E allora è Attalo che prova ad avanzare. 400 all'arrivo, un altro parziale svelto in 14,4, Cruso dei Greppi. Seconda posizione per Brivio d'Elite che si affaccia nuovamente al suo esterno, ma Cruso scappa via. Gli altri non seguono, completamento della piegata, ingresso in dirittura d'arrivo, in vantaggio Cruso dei Greppi su Brivio d'Elite, Cruso dei Greppi in vantaggio, Brivio che però si lancia al suo interno, Brivio d'Elite che di forza passando all'interno vince su Cruso dei Greppi, mentre per il terzo è Attalo che probabilmente ha ragione di Alissa Trio. 1,13,1 con 28,8 a chiudere dopo un 29 di penultimo quarto, e grande prestazione per Brivio d'Elite che batte un Cruso dei Greppi comunque davvero molto molto generoso, che una volta al comando se la gioca in testa. E battuto soltanto nel finale, anche se abbastanza nettamente, ma comunque se l'è giocato fino in fondo, vince il più forte, vale a dire Brivio d'Elite che gira di fuori, poi si accoda ai 500 finali e torna aggressivo in retta in open stretch per piegare l'avversario. Il successo per il favorito Brivio d'Elite, Antonio Di Nardo in sediolo, Gennaro Casillo al training per la scuderia Opitergium.